Bella a tutti ragazzi, qui è Giuetta360 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con un nuovo episodio con gli europei. Oggi tocca la Svizzera, ho messo anche la maglietta nuova della Svizzera. Questa ragazzi è la maglietta che indosseranno al mondiale, ancora non è uscita quindi neanche ve la potrei mostrare. Però è un'anteprima nazionale della nuova maglia della Svizzera. Oggi ragazzi siamo qui per cercare di fare un bel europeo. Non sarà facile ragazzi perché sulla carta la Svizzera non è una squadra top. Nella realtà ha fatto fuori la Francia ma ovviamente il gioco è diverso, quindi quando affronteremo la Francia, se l'affronteremo, avremo delle grosse difficoltà. Prima di iniziare però signori voglio dirvi una cosa molto importante, ovvero ieri ho fatto il vaccino, quindi quando sto registrando questo video mi sento un po' la testa pesante, quindi se mi vedete un po' abbattuto, un po' stanco, non tanto euforico, è perché appunto ieri ho fatto il vaccino, quindi non vi preoccupate ragazzi perché già vedo i commenti: ah Giuse ti vedo un po' stanco, vuol dire che non vuoi fare più i video, li stai facendo contro voglia. No, è che sono un po' abbattuto, però ragazzi visto che non c'è niente da fare ho detto facciamo il video, anche perché così facendo il video il tempo passa più in fretta, invece quando lo registro, quando non faccio live il pomeriggio non passa più, quindi mi distraggo appunto facendo il video anche perché mi piace. Per quanto riguarda la formazione signori ho scelto di partire con un 4-2-2-2, però ho messo Froler in campo al posto di Zaccaria, ma perché Zaccaria non sta bene, c'ha la freccia rossa, e poi ho messo Widmer terzino destro al posto di Babbuino perché Babbuino ha 78 però sta con la freccia diciamo media, neutra, invece Widmer sta messo bene. Quindi queste qui sono le mie scelte. Poi cambieremo Froiler e Widmer. Ovviamente il girone ragazzi non c'è bisogno di farvelo vedere, però io per correttezza e per professionalità ve lo mostro lo stesso. Turchia, Italia, Galles e Svizzera. Proveremo a passare questo girone e proveremo a fare il miglior cammino possibile. Ovviamente piccolo check per quanto riguarda la difficoltà. Difficoltà campione. Abbiamo giocato a difficoltà superstar con la Germania e abbiamo perso agli ottavi, e molti mi hanno detto no Giuse così è troppo difficile, abbassa a campione, quindi rimettiamo campione. Purtroppo ragazzi è così, gioco a PES da quando sono iniziati gli europei, quindi sono 20 giorni, 25 giorni, non so quando appunto state vedendo questo video, e devo ancora capire quale sia la difficoltà giusta per me, ma ci sta, ovviamente andremo a sperimentare man mano nel corso del proseguimento di questa serie. Non so cosa sto dicendo, andiamo a giocare Svizzera-Galles. Tutto pronto signori, ci siamo, Svizzera-Galles, è iniziato l'europeo svizzeriano, via, super, diventa buona per Embolo, 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 si gira, Embolo, Embolo, oh, pallone sul palo e poi nessuno, ci arriva sulla respinta, primo tiro, no, super, diventa buona per Embolo di prima, interessante per Rodriguez che carica il mancino, pallone sul palo ancora, incredibile, doppio palo in 14 minuti, it's incredible ragazzi, it's incredible. 42esimo, Froiler appoggia per Seferovic che stoppa il pallone, poi di prima per Embolo che carica il destro, ancora, sono 3 pali su 3, it's incredible, it's incredible ragazzi, are you scherzing, oh, are you scherzing, oh, Dario. Seferovic diventa buona per Elnedi, tocca indietro per Froiler che carica il siluro, fuori, fuori, non entra ragazzi, it's not in the box. Elnedi, ancora Elvedi, come si chiama, sto qua, di prima per Embolo, 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 centrale, perché, porca miseria, perché Embolo, contropiede sul corner, buttalo giù, non l'ho toccato, non sono stato io ragazzi, non, sarà inciampato, rosso, dai, sta facendo finta, è inciampato ragazzi, raga, è inciampato, dai, dov'è il tocco, raga, dov'è il tecce, vedi che non l'ho preso, sono state corrotte le immagini, punizione, attenzione sulla barriera, attenzione alla respinta, esci, bravissimo con i piedi, porca vacca, raga, siamo con le pezze, Dio mio, sta partita è scriptata, Zuber, appoggia molto bene per Embolo, che può andare fino in fondo, Embolo, Embolo, cross da dentro, non così, attenzione qui, porca di quella vacca, Froiler di prima, appoggia per Elvedi che si gira, poi non riesce ad allargare dall'altro lato. Madonna che partita incredibile ragazzi. Ancora loro, contropiede, bravissimo, questa volta l'ho preso, stavo già per fare un'altra volta. Froiler diventa buona per Seferovic, sono messi male. Seferovic appoggia dentro per Shaqiri di prima, per Embolo che carica il sinistro, rete, con l'uomo in meno ragazzi. Svizzera avanti, con l'uomo in meno. Una partita straordinaria signori, una partita straordinaria. Non c'è più tempo signori, l'arbitro fischia la fine. Mamma mia che partita, in qualche modo ce l'abbiamo fatta, in qualche modo abbiamo preso i 3 punti nonostante l'espulsione, 7-2, 3 pali e un gol segnato negli ultimi minuti. Questo è il girone, la Turchia ha battuto l'Italia. Attenzione,
attenzione, attenzione, perché adesso l'Italia si gioca tutto. Italia-Svizzera, ragazzi, e l'Italia si gioca tutto. Andiamo a vedere un attimo la formazione, perché purtroppo dobbiamo giocare con Elvedi e con Comert, difensore centrale. Sarebbe Sciarra, però, mettiamo Sciarra che ha 78. Poi a destra, ragazzi, tocca Babuino, con ovviamente a centrocampo Zaccaria, che non fa il centrocampista centrale, ma fa il mediano, quindi doppio mediano. Per il resto, squadra confermata. Andiamo a giocare Italia-Svizzera, seconda partita del video. Tutto pronto, signori, ci siamo! Italia-Svizzera, vediamo un po' come va. Calcio d'angolo, dove l'ho visto il calcio d'angolo? Mamma mia, ragazzi, ha segnato Ciruzzo Immobiluccio. Non me l'aspettavo questo gol di Ciruzzo Immobiluccio, sono veramente rimasto un po' estrefatto, perché innanzitutto ha tirato proprio da una posizione veramente strana. Guardate lì, pum, proprio in caduta da terra, porca miseria. E vabbè, fa niente. Calmi, ragazzi, concentrati, concentrati, concentrati. Saka diventa buona per Embolo, che appoggia molto bene per Seferovic, in mezzo a due Seferovic, incredibile, ragazzi, che giocatori incredibile sono, Messi fa queste cose. Babuino appoggia male, però c'è ancora Seferovic che gioca tutti i ruoli del campo. 34esimo, Xhaka, voglio reagire, ragazzi, mi serve almeno un punto per poter stare tranquillo per l'ultima partita. Zuber, filtrale dentro per Embolo, che carica il sinistro, pallone parato, calcio d'angolo, Rodriguez, colpo di testa da una posizione semi impossibile, ed è 1-1, signori, ha segnato il capitano. 1-1, punizione per l'Italia, attenzione perché forse è uno schema tecnico-tattico. Jorginho indietro, arbitro, però uno di recupero, porca miseria, uno di recupero, arbitro, ma che problemi hai? Occhio, appoggio, 1-2, Insigne, vabbè, a questo punto continuiamo, il destro al giro, no, il destro al giro, ragazzi, fischia, grazie a Dio, ci mancava solo che faceva battere due all'angolo. 1-1, ragazzi, 1-1 al 45esimo, bellissima partita. Zuber, diventa buona per Embolo, che avanza, Embolo, fino in fondo, Embolo in mezzo a 4, pallaga dall'altro lato, per Elvedi, che deve salire come un dinosauro, tocco dentro per Zaccaria, di prima per Seferovic, che dall'altro lato, bello per Shaqiri, il pompato, Shaqiri, oddio, Shaqiri, recuperiamo palla, dentro, rete, signori, a porta vuota, ha segnato ancora lui, Embolo, da 1-0 a 1-2, Embolo al 74esimo, Shaqiri, diventa buona per Embolo, che carica il destro, fuori all'86esimo, porca miseria, ragazzi, sapete che vi dico, cioè io mi trovo in questa situazione, la difficoltà campione è troppo facile, la difficoltà superstar è troppo difficile, cosa facciamo? Cioè non c'è una via di mezzo? Come devo giocare io a questo gioco? Uno di recupero, possesso palla, ultima azione della partita, no, l'arbitro fischia e finisce 2-1, 2 per la Svizzera, 1 per l'Italia, siamo qualificati. Questa è la classifica, signori, l'Italia clamorosamente eliminata. Vabbè, potrebbero passare facendo 3 punti, sì, ok, non sono ancora eliminati, però con 3 punti forse potrebbero passare. 6-6-0-0, l'ultima partita è completamente inutile e la giochiamo contro la Turchia. Visto che la partita è inutile, signori, abbiamo trovato il modo per poter appunto assistere alla partita a velocità doppia. Quindi non giocheremo noi, ma guarderemo la partita, visto che è praticamente inutile. È come se fosse una simulazione interattiva su FIFA 21. Ci siamo, signori! Questa è la modalità simulata di PES. Quindi possiamo godere la partita, goderci la partita a velocità doppia, senza appunto andare effettivamente a giocare. Così in 2 secondi facciamo una partita che è praticamente inutile. Abbiamo segnato, ragazzi! Abbiamo segnato e non me ne sono neanche accorto. Non so chi ha segnato, non so niente, non so che cosa sia successo. Però la partita è finita, ragazzi. Non si capisce nulla, raga, non si capisce niente. Ha segnato Embolo al 73esimo e io non ho capito niente. Questa è la classifica finale. L'Italia pareggia con il Galles, quindi, ragazzi, non riesce neanche a vincere una partita. Delusione totale per la nostra nazionale. Svizzera 9, Turchia 6, e a questo punto anche il Galles eliminato. Sfidiamo l'Ucraina, signori. Agli ottavi abbiamo beccato l'Ucraina. Allora rimettiamo Xhaka, perché ho fatto un po' di turnover, perché Xhaka stava male, quindi l'ho messo fuori. Per il resto, ragazzi, squadra confermata. E sapete che vi dico? Difficoltà superstar. Altrimenti lo vinciamo, ragazzi, lo vinciamo l'europeo, lo vinciamo. Io, guarda, mi dispiace fare, aumentiamo anche la durata perché l'avevo abbassata quando ho simulato, mi dispiace, ragazzi, fare questi cambi, no? Perché non sarebbero corretti e giusti, però, ragazzi, vi assicuro che se giochiamo a campione vinciamo l'europeo, e quindi che sfizio c'è guardare il video? Cioè non ha senso, capito? Mettiamo superstar, sforziamoci a giocare a questa difficoltà, non so che altro dire, non c'è una difficoltà di mezzo, superstar è troppo difficile, campione è troppo facile. Adesso che mi ricordo, ragazzi, mettiamo anche Akanji dentro al posto di Char, e Akanji alla freccia in su, e ovviamente
ovviamente ho messo anche mediano Xhaka. Perfetto ragazzi, questa è la squadra. Non ci resta che andare a giocare contro l'Ucraina, difficoltà superstar, l'Ucraina di Shevchenko, che gioca anche, sì, giocherebbe anche adesso e forse sarebbe anche il giocatore più forte dell'Ucraina. Però non c'è, per nostra fortuna. Andiamo in campo, Svizzera, Ucraina. Ci siamo signori, è tutto pronto, Svizzera, Ucraina, squadra in campo, vediamo quello che riusciamo a fare a difficoltà superstar. Embolo, occhio, Embolo, appoggia molto bene per Riccardo Rodriguez, cross, sembrerebbe buono, oddio era buono sì. Babuino, diventa buona per Shaqiri, destro secco, pallone fuori, che non gira. Zuber, diventa buona per Riccardo Rodriguez, che avanza come un cammello, occhio, cross dentro, di mancino, colpo di sinistro, pallone fuori, sull'esterno della rete, il nostro Embolo, E7. Attacca l'Ucraina, attenzione qui, fermatelo, rete, 1-0. Porca miseria, inutile che non lo metti in faccia, lo so che ci hanno segnato. Dio mio, niente da fare, ha segnato Marlos, 1-0 al 39esimo. 48esimo, Malinowski, fermalo, 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 1-2, attenzione ragazzi, troppo spazio. Raga dall'altro lato, 49esimo, Zinchenko, ma che è pelato ragazzi, Zinchenko. Finta contro finta, nessuno lo ferma, Zinchenko, troppo spazio però, fermatelo, bravissimo. Babuino che recupera palla, sono messi male ragazzi perché mi sono leggermente sbilanciato, eh. Babuino, fino in fondo, raga dall'altro lato, molto molto bene per Shaqiri, il pompato come gliela metti. Dai però ragazzi, Dio mio, non possiamo andare fuori con l'Ucraina agli ottavi, porca miseria, non si può. In realtà la Svizzera batte la Francia e noi andiamo fuori con l'Ucraina. Tipo se è stato Shevchenko titolare anche, però sta in panchina. Zakaria, niente. Memedi, tocco interessante per Embolo che protegge palla dentro, è buona per Seferovic che la stoppa tornando perché non c'è nessuno. Seferovic allaga dall'altro lato. Babuino, di prima, guarda l'incrocio, ok, regolare, destro, fuori, fuori, clamoroso, clamoroso ragazzi, clamoroso. Attacca l'Ucraina, 62, e ragazzi a questo punto ci sbilanciamo, cioè non ho niente da perdere raga, non ho niente da perdere. Possesso palla, adesso non siamo ancora sbilanciati del tutto perché ci sono i difensori, quindi se prendiamo gol non è perché siamo sbilanciati, ma perché facciamo cagare, porca miseria, pallone fuori. Cambio signori, cambio, ho già fatto salire gli esteri, ho messo anche Medi, mettiamo Gravaroro qua, Gravarovic, lo mettiamo dentro ragazzi, prima punta 76, quindi un solo difensore centrale. Facciamo salire anche i centrocampisti in modo tale da averne due, e a questo punto sapete che vi dico, fuori Xhaka, dentro Froiler. Yarmolenko con calma, Malinowski, cross, no, 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 troppo spazio, pallone fuori, mamma mia ragazzi, in mezza rovesciata al 67esimo, e non ce la facciamo ragazzi, non ce la facciamo, non ce la facciamo, porca di quella vacca, mancano praticamente 22 minuti alla fine più recupero, ancora l'Ucraina, tiro deviato, dai però bisogna fare solo un'azione perché siamo completamente sbilanciati, occhio, Embolo, è buona ragazzi, è buona, ora non è più, ragazzi, ora non è più, Embolo, non sbagliare, Granolovic, appoggia molto bene, per Seferovic, qualcuno che si faccia vedere, dentro, di prima, non così, appoggia ancora, destro secco ribattuto in qualche modo, ci vorrebbe un calcio d'angolo e questi qua la prendono sempre, spazzano via sulla respinta, non c'è nessuno, la tengono loro e si prendono anche la rimessa al 74esimo. 74, Zakaria, non perdere palla, Akanji, madonna che pressing che fanno raga, mamma mia. Memedi, 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 appoggia molto bene per Rodriguez che deve caricare il sinistro, no ma perché non fai mai un cross decente in vita tua, voglio sapere io, perché? Uno solo ne devi fare di cross decente in vita tua, contropiede cristallino ragazzi, contropiede cristallino, attenzione qua, attenzione dall'altro lato, attenzione dall'altro lato, attenzione, questo rientra con il mancino, deviato, calcio d'angolo all'88esimo, all'88esimo anche, calcio d'angolo di testa, fuori all'81 ragazzi, all'81, Sommer, Sommer ha un crampo, crampo per Sommer, crampo per Sommer, mica calcio d'angolo ancora, o no, ok, 6 tiri a 4 raga, non ce la facciamo, troppo alta questa difficoltà, cioè è incredibile, mi trovo veramente in una situazione kafkiana, occhio, cioè cosa ho detto, Akanji fino in fondo, Akanji che è il difensore, Akanji fino in fondo, cross, buttati, non ci arriva nessuno, guarda lì il pallone dove va, proprio in mezzo va, dove non c'è nessuno dei miei. Froiler, bisogna andare sui cross, mi sa, non lo so. Babuino, non perdere palla. Tocco interessante per Zakaria, che l'ha dall'altro lato. Per Shaqiri, Shaqiri, dentro, passa, porta vuota. E sulla linea, quasi, quasi sulla linea, quasi sulla linea. Il difensore, ragazzi, a portiere battuto. A portiere battuto, ragazzi, a portiere battuto. Attenzione qua perché esce il nostro Sommer con i piedi. Bravissimo Sommer, ma non c'è nessuno lì. Non c'è nessuno lì, incredibile. 3 di recupero, e a questo punto l'Ucraina la può tenere, secondo me. Cross di testa, pallone fuori. Pallone fuori, c'è tempo per l'ultimo assalto. Ancora l'Ucraina, l'ho presa, l'ho presa, l'ho presa, l'ho presa, l'ho presa, non fischiare, non fischiare, non fischiare, non fischiare, non fischiare. Niente ragazzi, niente, va bene così. Mi dispiace raga, mi dispiace. L'avremmo vinta a difficoltà campione. Cioè capito? Io voglio che quando voi vedete un video, quando voi vedete i miei video, voi dovete sapere che io posso perdere ogni partita, perché a campione avremmo vinto l'europeo ragazzi, ne sono stra sicuro. Abbiamo vinto a campione l'europeo con l'Ungheria battendo 3-0 la Francia, capito? E quindi non è possibile questo, non è possibile giocare così. Mo ho provato un'altra volta a mettere la difficoltà campione,
campione. Abbiamo vinto due partite su due. E poi voi con l'Italia non avete visto, ma in alcuni momenti io mi sono anche fermato per non attaccare. Ma quando vincevo le partite di difficoltà campione, no? Mi sono anche trattenuto, perché se continuavo ad attaccare ne facevo 3, 4, 5, 6. Però invece la difficoltà superstar è troppo difficile, perché andiamo fuori con l'Ucraina. Niente ragazzi, purtroppo sono in stallo e sono bloccato tra le due difficoltà. Per carità ragazzi, per carità, partita equilibratissima, all'ultimo secondo, salvataggio sulla linea quasi, altrimenti era 1-1. Quindi ci sta, è divertente, però purtroppo si può andare fuori, e se si va fuori il video finisce. Questo è il tabellone signori, avremmo affrontato il Belgio che ha fatto fuori la Francia 4-1. Poi Portogallo avanti, quindi Portogallo-Polonia, a destra Slovacchia, Germania, la Germania batte l'Inghilterra, sotto l'Olanda batte la Spagna e la Danimarca batte la Turchia. Andiamo ragazzi così per sfizio a vedere chi ha vinto l'Europeo. Secondo me l'ha vinto il Belgio. Vediamo un po' se ha azzeccato. L'ha vinto l'Olanda. Perfetto. Peggio di così non potevo fare. Ha vinto l'Olanda ragazzi 2-1 con il Portogallo che arriva al secondo posto di questa. Si becca la medaglia d'argento. Va bene ragazzi, un cammino non entusiasmante. Peccato, le motivazioni ve le ho già spiegate prima e non voglio stare qui a puntarvi a spiegare. Avete visto quello, il motivo per cui siamo andati fuori. Va bene così. Allora, fermi tutti ragazzi, perché ne approfitto per dirvi una cosa importante. Solo per i veterani, solo per chi è arrivato alla fine del video. Questo potrebbe essere l'ultimo episodio degli europei. Non so quando voi vedrete questo video. Gli europei finiscono l'11 luglio, se non ricordo male. La finale dovrebbe essere l'11 luglio. Potrei dire una sciocchezza, forse mi sbaglio, non lo so. Però più o meno finisce in quel momento lì. E la serie più o meno finirà l'11 luglio. Però, prima dell'11, oh, è caduta la bottiglia. Ragazzi, sono i fantasmi in casa mia che buttano le bottiglie. Vabbè, normale. Prima dell'11 luglio io voglio fare due video: la Coppa America con l'Argentina e la Coppa America con il Brasile, per finire tutto poi entro l'11 luglio, perché poi dopo ragazzi inizierà la serie del Road to Win incentrata su FIFA 22. Quindi sto pensando appunto di terminare qui questa serie con la Svizzera. Così poi vedrete l'episodio con l'Argentina, l'episodio con il Brasile e poi finirà tutto. Non lo so, ci sto pensando, però sappiate che questo potrebbe essere l'ultimo. Quindi nei prossimi video, se non vedete più episodi, mi raccomando non vi iscrivete. Cioè se magari non ho più, ma perché vuol dire che non avete visto questo spezzone di video che è molto molto importante. Mi raccomando, memorizzate le parole che ho detto. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio. Grazie per aver visto questo video fino alla fine. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace per continuare a supportare questa serie, se continuerà, oppure un bel mi piace per terminare al meglio questa serie bellissima con gli europei. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo domani con un prossimo video. Un bel bacione. Bella!